Ciao ragazze, a volte ritornano. Oddio, scusate che mi metto bene come al solito. Allora, sono tornata ieri dalle vacanze e scusate, c'è ancora un disastro, le valigie da disfare. Sono stremata, dovevo tornare oggi, però abbiamo deciso di anticipare il rientro perché avevamo paura di trovare il traffico. Poi vi dico la verità, 15 giorni senza la mia Phoebe. Vieni amore di mamma, saluta. Scusate che vi faccio salutare la mia Vanuzza. Ciao a tutti, gli è venuto anche il calore, povera ciccia. Mi è mancata da morire, ragazze, non potete capire quanto. Dunque, scusate, ho gli occhiali perché ho gli occhi rossi in una maniera impressionante. Non so che mi è successo. E che c'è, mammi? Sempre quando faccio i video smani. Ragazzi, allora, il tempo è stato bello e caldo, l'acqua pulitissima, però era la prima volta che andavo in Puglia, ragazzi, che ho sofferto da morire, non potete capire. A parte che devo dire che me l'aspettavo molto molto meglio. Io sono andata nella parte di Torrevado, dove dicono che ci sono le Maldive del Salento. Ragazze, che vi devo dire, a me non è che mi ha sconfinferato molto, tutti i paesini, i negozi che aprono alle 5 e mezza passate. Avevo una paura terribile, ragazze, voi ancora non lo sapete, io sono ipocondriaca, ho una paura tremenda delle malattie, ho un mal di testa e penso che mi viene un ictus, ho un mal di pancia e penso a un infarto intestinale, mi fa male il braccio e penso che mi sta venendo un infarto. Quindi sono ipocondriaca proprio a livelli, non dico quanto, e lì avevo una paura tremenda di sentirmi male. Non c'erano ospedali, poi sento sempre parlare male degli ospedali del sud, magari per carità di Dio saranno bravissimi anche lì, ma non vedevo l'ora, ragazzi, di tornare a Roma. Per me è stato un incubo. Gli animali, non vi dico, io ho la fobia degli insetti, le mosche che le odio era stracolmo, gechi, ho trovato un topo la mattina nel giardino, ragazzi, non vi dico, vespe che mi davano l'assalto, non so perché eravamo in due, mi seguivano sempre a me. Quindi per me è stato un po'... dormivo la notte con mille piedi, verminuchi così sul soffitto. Ragazze, lasciamo stare. Abbiamo affittato un trullo che era bellissimo, grande, cioè entravano 10 persone. Però la pulizia lasciava a desiderare. Infatti ho dovuto ripulire tutto quando sono arrivata, perché sono un po' maniaca della pulizia. E quando sono andata via gli ho risistemato quella casa, che quando è entrata la signora dice: mamma mia, che pulizia, che odore, che profumo. Io volevo dire: ti credo, come hai pulito tu, bella mia. Ragazze, cioè vi dico veramente, infatti mi vedete, il sole ne ho preso pochissimo perché non ce la facevo a stare al sole. Io di solito sono la lucertola, non ce la facevo, mal di testa, ragazze, un incubo. Non ho mangiato per 2 settimane perché sentivo tutto, dei sapori cattivissimi. Io poi mangio veramente tanto, per me è stato veramente un incubo, veramente, ragazze. E non vedo l'ora che arriva l'inverno. Io che amo l'estate alla follia, non vedo l'ora che arriva l'inverno. Quest'estate mi ha stancato da morire, mi mancava la mia casa, sono tornata e vai alleluia. E ragazze, presto vi carico un video che ho già caricato prima di partire, e niente, poi insomma ci faremo venire qualche idea, visto che mi si è annebbiato un po' il cervello, non ho più neanche un'idea per un tutorial. Anzi, datemi qualche idea, ragazze, che sia fattibile con questa macchinetta. Magari mi si sblocca un po' il cervello e continuo ad essere creativa come prima. Ragazze, ci vediamo presto, alla prossima. Ciao!